È il 1950 quando un uomo viene investito da un'auto a Times Square nel bel mezzo di New York. Potrebbe sembrare un semplice incidente, ma qualcosa nell'aspetto della vittima lascia tutti perplessi. L'uomo indossa abiti ottocenteschi e tutto lascia pensare che provenga per davvero dal passato, dal 1876 per la precisione, ma era davvero un viaggiatore del tempo? Ebbene, oggi a Strane Storie andremo insieme alla scoperta dell'enigmatica storia di Rudolf Fentz e alla ricerca della possibile spiegazione di questo mistero. Sono le 23:10 del 15 giugno 1950. È appena terminata una rappresentazione teatrale a Broadway e gli spettatori escono in piazza mescolandosi alla folla dei passanti. A un tratto si sente un rumore di frenata, un urlo. Tutti si voltano e un uomo è appena stato investito. L'autista scende dall'auto, sconvolto, inizia a giustificarsi con i passanti. E non l'ho visto, mi è sbucato davanti all'improvviso, non sono riuscito a evitarlo. E a terra rimane questo sconosciuto, un uomo dall'apparente età di 30 anni, nonostante i soccorsi per lui non c'è più nulla da fare. Solo in quel momento la gente comincia davvero a osservare la vittima. In quella persona c'è qualcosa di strano, qualcosa di antiquato. Indossa vestiti di gran moda, certo, ma che andavano di moda 100 anni prima. Una lunga giacca finanziera, una camicia con lo chabot, avete presente quei colletti pieghettati tipici del XIX secolo. Anche le scarpe con la fibbia, il cappello, sembrano venire da tempi ormai molto lontani. Inizialmente si pensa che possa trattarsi di un attore che magari è uscito proprio da uno dei tanti teatri della zona, ma le cose si complicano quando la polizia tenta di scoprire l'identità dello sconosciuto. Tra i suoi effetti personali viene trovato un biglietto da visita intestato a tale Rudolf Fentz. Alcune ricevute, intestate alla stessa persona, per la manutenzione di una carrozza, alcuni dollari fuori corso e una lettera con un bollo postale del giugno 1876. Nonostante si riferiscano così tanti anni prima, tutti questi oggetti sembrano praticamente nuovi. La carta non è ingiallita, non ci sono segni di usura. Ma che sta succedendo? Chi è questo sconosciuto? Davvero potrebbe arrivare dal passato? Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito. Io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni settimana ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. Volete farvi una chiacchierata con me su Zoom, tête à tête? Ecco, se avete acquistato, se state pensando di acquistare in questi giorni il mio nuovo libro geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare, che sarà per l'appunto pubblicato da Feltrinelli, un libro in cui condivido le lezioni che ho imparato dal mio maestro James Randi. Ecco, se appunto lo volete leggere, volete acquistare in questi giorni e mi mandate una mail all'indirizzo che trovate al sito massimopolidoro.com/geniale. Io vi manderò il link per questa conversazione che faremo su Zoom insieme domenica 6 febbraio. Vi rivelerò in retroscena sul libro, condividerò alcune storie che qui non ci sono entrate e risponderò alle vostre domande. È il modo, insomma, con cui vorrei dire grazie a tutte quelle persone che hanno deciso di leggere un libro che raccoglie, sì, la mia storia, ma anche tante altre cose che sono convinto potranno tornarvi utili, ed è un libro a cui sono molto molto affezionato. E ora torniamo a New York nel 1950. A indagare sul caso dello sconosciuto in abiti ottocenteschi investito a Broadway viene incaricato l'ispettore Hubert Rein, che inizia subito a cercare il nome sul biglietto da visita, Rudolf Fentz, nella guida telefonica, per esempio, guida telefonica di New York. Non lo trova, ma su una guida del 1939 trova un Rudolf Fentz Jr. Potrebbe trattarsi allora del giovane che qui è stato appena investito?
Rin decide di investigare personalmente, va all'indirizzo indicato. Qui incontra la vedova Fence, una gentile e minuta signora di 70 anni. L'ispettore le spiega il motivo della visita e le racconta dell'incidente di Times Square, porgendole le sue condoglianze. Mi dispiace comunicarle che suo marito non ce l'ha fatta. Ma la donna, anziché mettersi a piangere, sorride amaramente. Ma no, non può essere lui, Rudolph Fence Jr., buon'anima, è morto ormai da tanti anni, dopo una vita da funzionario di banca. No, non può certo essere lui l'uomo investito. Allora forse potrebbe essere un parente? Domanda ancora, no, l'ispettore. Magari un figlio, un nipote. Anche questa volta la vedova scuote la testa. L'unico altro Rudolph Fence che lei conosceva era il padre del marito, Rudolph Fence Sr. Ma anche lui sarebbe dovuto essere molto molto più anziano dell'uomo che è stato investito. E poi c'è il fatto che Rudolph Fence Sr. era scomparso in circostanze misteriose nella tarda primavera del 1876. Sua moglie, povera donna, non sopportava il fumo e così quella sera il marito era uscito per farsi una fumata in santa pace e nessuno l'aveva mai più rivisto. Il poliziotto cerca di fare qualche verifica sui documenti in archivio e quello che trova sembra confermare proprio la versione della donna. Tra i registri della polizia di New York, Rin trova una denuncia di scomparsa relativa a tale Rudolph Fence Sr., risalente effettivamente al 1876. La denuncia è stata fatta dalla moglie. Il marito all'epoca aveva 29 anni. Anche la descrizione dell'uomo al momento della scomparsa combacia con quella dello sconosciuto investito, così come combacia la descrizione dell'abito che indossava, una finanziera nera, scarpe con la fibbia, cappello, insomma. Dunque, chi è l'uomo morto a New York il 15 giugno 1950? Davvero può trattarsi di Rudolph Fence Sr.? E come ha potuto scomparire nel 1876 per ricomparire di punto in bianco in mezzo alla gente 74 anni dopo? Possibile immaginare che abbia per davvero attraversato le barriere del tempo e dello spazio solo per finire miseramente investito a Times Square? Ecco, questa che avete sentito è la storia di Rudolph Fence, ormai diventata molto famosa. La troviamo in centinaia di siti e pagine dedicate ai misteri, ma anche in molti libri e in articoli di riviste. Compare per esempio in un classico del 1975, Le Livre du Mystère, dello scrittore francese Jacques Bergé, già citato tante volte, e del giornalista Georges Gallet. Jacques Bergé, che in realtà era di origine russa e si chiamava Yakov Mikhailovich Berger, Bergé, non è un nome qualunque, nel mondo del mistero naturalmente. Come vi dicevo, l'abbiamo sentito nominare tante volte, nel 1960 aveva firmato con il giornalista Louis Pauvel Il Mattino dei Maghi, che era diventato un autentico bestseller, un punto di riferimento per tanti cultori del mistero. Il sottotitolo recitava Introduzione al realismo fantastico. Scopo del libro era quello di indurre i lettori a porsi domande sulla realtà, partendo da episodi storici e ipotesi fuori dall'ordinario. Per farlo, i due autori, grandi appassionati di occultismo, introducevano tutta una serie di misteri da Atlantide, dai Rosa Croce, e Jacques Bergé avrebbe conservato per tutta la vita questo atteggiamento filosofico. E quindi è ovvio che una storia come quella di Rudolph Fence tornasse molto utile per suscitare i dubbi dei lettori sulla natura dell'universo, del tempo e della realtà stessa. Grazie anche alla celebrità di Bergé, la storia del nostro sfortunato viaggiatore del tempo si è diffusa e continua a vivere ancora oggi su forum, video e siti su internet. Come accade sempre in queste occasioni, in rete i particolari della storia si trasformano un po'. In alcuni casi, per esempio, gli effetti personali di Fence comprendono anche un gettone valido per una birra da 5 centesimi in un certo pub. Da un controllo, però, il locale sembra aver chiuso i battenti molti anni prima. In altri casi ci sono 70 dollari fuori corso e una medaglia per il terzo posto in una gara di corsa a tre gambe. Avete presente, no, di cosa si tratta? Sono quelle gare di corsa a coppie in cui un partecipante ha la gamba destra legata alla sinistra del compagno. Era un tipo di competizione molto in voga a fine Ottocento. In alcune versioni della storia, poi, Rudolph Fence compare all'improvviso in mezzo all'incrocio, mentre in altre attraversa sbadatamente la strada dopo aver girovagato con aria spaesata nei dintorni.
A volte l'indagine di Irene comprende anche una visita all'indirizzo della lettera, dove alcune persone si ricordano di Fence, ma lo descrivono come un uomo di circa 60 anni. La polizia scoprirà poi che si trattava del figlio. In alcune varianti, infine, l'ispettore Rin rinuncia a verbalizzare le sue conclusioni. Ha paura che i suoi superiori lo prendano per pazzo e lo mandino in pensione anticipata. La struttura del racconto comunque rimane sempre la stessa: apparizione improvvisa e morte del protagonista. Indagini sullo sconosciuto, scoperta dell'identità dell'uomo e della sua scomparsa avvenuta però 70 o più anni prima e presunte prove di quel viaggio impossibile nel tempo. Tutti elementi che ne hanno fatto un piccolo classico del paranormale. Ma che cosa possiamo dire su questa enigmatica storia? Quando si indaga una vicenda misteriosa, lo sapete, è sempre bene verificare tutti i fatti. Molti si accontentano di accogliere come autentiche queste storie misteriose e affascinanti, perché effettivamente sono molto suggestive. Credere che siano vere può essere divertente, però altri, come sottoscritto, come i naviganti che seguono questi video, non si accontentano di credere ciecamente alle cose, vogliono capire. E allora come si fa a capire che cosa può essere accaduto realmente? Il primo passo è quello di verificare se i dettagli che la storia contiene hanno dei riscontri nella realtà. Vediamo. La vicenda viene solitamente interpretata da chi abbraccia teorie straordinarie come la prova dell'esistenza di tunnel spazio-temporali o di dimensioni parallele o dell'assenza di barriere tra il passato e il futuro. Povero Rudolf Fence si sarebbe inavvertitamente infilato in un'anomalia dello spazio-tempo, un portale, un wormhole in grado di mettere in collegamento il 1876 e il 1950. La spiegazione proposta, se vogliamo così considerarla una spiegazione, accomuna questa storia a quella di altri misteriosi personaggi apparsi dal nulla, no? Vi ricordate per esempio la storia dell'uomo di Taure, di cui abbiamo parlato in un altro episodio qui sulla Stanza delle Meraviglie? Negli anni 50 un viaggiatore sarebbe comparso all'aeroporto di Tokyo affermando di provenire da una nazione mai esistita, Taured, per poi svanire nella stanza in cui era stato confinato. In tempi recenti nuove indagini negli archivi dei quotidiani hanno permesso di ricostruire la possibile fonte di ispirazione per questa leggenda. Nel 1959 un piccolo criminale fu arrestato davvero in Giappone per aver tentato di truffare alcune banche e per essere entrato nel paese con un passaporto falso. Sul documento figurava una provenienza assolutamente fittizia, l'inesistente nazione di Tuareg, che assomiglia molto. Un'altra vicenda di persone misteriose comparse dal nulla è quella di Kaspar Hauser, il fanciullo d'Europa, che apparve a Norimberga nel 1828. Inizialmente Kaspar riusciva a pronunciare pochissime parole, ma poi più tardi raccontò di aver vissuto in una cella per anni e anni. Se non ne avete mai sentito parlare, vi suggerisco di recuperare anche qui l'episodio che gli abbiamo dedicato a strane storie sul mio canale. Un'altra celebre storia di venuti dal nulla è quella dei bambini verdi di Woolpit, comparsi misteriosamente in un villaggio del Suffolk nel Medioevo. Anche per loro c'è stato chi ha avanzato spiegazioni ai limiti della fantascienza, che chiamano in causa l'esistenza di dimensioni parallele o di tunnel spazio-temporali, per non parlare ovviamente degli extraterrestri che non possono mai mancare. Anche in questo caso potete ascoltare il mio video che avevamo realizzato sempre per la Stanza delle Meraviglie. L'avventura di Fence, però, fra tutte le storie di questo genere, è una di quelle che contiene più dettagli. L'uomo non arriva dal nulla, ma da un punto ben preciso dello spazio-tempo. Esce da casa sua nel 1876 per fumare una sigaretta e ricompare misteriosamente a Times Square nel 1950. Conosciamo il suo nome, sappiamo perché è uscito di casa, abbiamo ogni dettaglio relativo alla sua famiglia. Soltanto non sappiamo come abbia potuto fare quel viaggio impossibile nel tempo. E sono proprio questi dettagli ad avere consentito un'indagine più precisa. Negli anni 70, quando Jacques Berger raccontava la storia, era molto difficile condurre verifiche approfondite. Oggi invece gli archivi dei quotidiani americani in particolare sono a disposizione di tutti, moltissimi sono stati digitalizzati e i loro archivi si possono trovare su internet e consultare, per esempio sul sito della Library of Congress americana.
E dunque, possiamo andare a caccia di eventuali riscontri di questa storia. Ma che cosa dobbiamo cercare? Beh, per esempio, potremmo aspettarci che qualche giornale del 1876 abbia menzionato la scomparsa del giovane Fenz, oppure che quelli del 1950 abbiano parlato dell'incidente a Times Square. E invece nulla del genere sembra mai essere apparso sui quotidiani, né in quelli del XIX secolo né in quelli del XX. Non c'è nessuna traccia né della sparizione di Fenz né della sua morte, della sua ricomparsa. Già questo è un fatto strano che dovrebbe accendere un campanellino d'allarme nella nostra testa. Proviamo allora a capire se il coscienzioso capitano Hubert Rain, il detective della polizia di New York, ha lasciato tracce sulla stampa dell'epoca. E che cosa scopriamo? Che non solo non ci sono sue dichiarazioni relative al caso di Rudolf Fenz, una storia su cui potrebbe anche avere taciuto per paura di essere preso per pazzo, appunto, come si diceva, ma il fatto è che non si trova il suo nome da nessuna parte, nemmeno relativamente ad altri casi, arresti, inchieste o qualunque altra vicenda di polizia a New York di quegli anni. A questo punto abbiamo già abbastanza elementi per poter dire che molto probabilmente la storia dello sfortunato Rudolf Fenz potrebbe essere una totale invenzione. Ma grazie all'indagine di alcuni appassionati è stato possibile fare un ulteriore passo avanti e scoprire come è nata questa storia. A ricostruire tutta la storia di questa vicenda è stato Chris Obeck, un autore di diversi libri su presunti fenomeni misteriosi del passato e un grande cacciatore di fonti sui temi ufologici. Nell'ottobre 2002 Obeck ha presentato il risultato delle sue indagini su Magonia, che è una delle più interessanti riviste di orientamento critico dedicate agli UFO. E grazie a lui oggi sappiamo che l'enigmatica vicenda di Rudolf Fenz è in realtà un caso esemplare di mistero d'autore. Il 15 settembre 1951 il settimanale americano Collier pubblica un racconto di fantascienza intitolato I'm Scared, cioè sono spaventato. Collier è stata fino al 1957 un'importante rivista americana di letteratura. Basta dire che sulle sue pagine sono comparse firme come quelle di Francis Scott Fitzgerald, Ray Bradbury, Roald Dahl, Kurt Vonnegut. Anche I'm Scared aveva un autore di tutto rispetto, Jack Finney. All'epoca era ancora un autore poco conosciuto, ma pochi anni dopo, nel 1955, sarebbe diventato famosissimo grazie al romanzo L'invasione degli ultracorpi, la storia di una inquietante invasione aliena in cui gli extraterrestri sono in grado di replicare l'aspetto degli esseri umani e si sostituiscono a poco a loro. Una storia fantascientifica che è incredibile a dirsi, oggi viene ritenuta realtà da coloro che credono che il mondo sia governato in segreto da extraterrestri in mutaforma noti anche come rettiliani. Ecco, anche il romanzo di Finney fu inizialmente pubblicato su Collier in diverse puntate. Il 1956, l'anno successivo, sarebbe diventato il fortunatissimo film che tutti quanti conosciamo. Ma Finney ha scritto anche altri romanzi di fantascienza e una delle tematiche che lo ha sempre incuriosito è proprio quella dei viaggi nel tempo, con tutti i paradossi che questa idea comporta. Nel 1970, per esempio, pubblicò Indietro nel tempo, ispirato a una riflessione di Albert Einstein sulla relatività. È la storia di un pubblicitario che viene coinvolto in un progetto segretissimo degli Stati Uniti e si trova a viaggiare nella New York del 1882, dove si innamora di una donna. Anche I'm Scared era un racconto di fantascienza su questo tema. Era narrato in prima persona da un uomo, molto perplesso per avere appena captato una trasmissione radio andata in onda molti anni prima. A partire da questo stratagemma narrativo, il racconto snocciola una dietro l'altra una serie di presunte anomalie temporali. Per esempio, c'è un uomo che viene chiamato al telefono dalla sorella, ma si scopre poi che la chiamata si sarebbe svolta solo 3 giorni dopo. Poi c'è un impiegato di banca che scopre un assegno depositato il giorno prima rispetto alla sua emissione. C'è una lettera mandata dal Wyoming e recapitata appena 7 minuti dopo essere stata imbucata. Un uomo ucciso da una pistola che la polizia aveva sequestrato il giorno precedente e così via.
Fra tutte, la vicenda di Rudolf Fentz è una delle più dettagliate. Anche la spiegazione fornita dal racconto è del tutto fantascientifica. Le anomalie derivano dal fatto che l'uomo moderno ha smesso di vivere nel presente e pensa costantemente al passato o al futuro. E la forza di questi pensieri, presi tutti insieme, ha cominciato a influenzare il tempo stesso e a produrre questi strani balzi temporali. Conclusione? L'uomo sta disturbando l'orologio del tempo e temo che si romperà, dice il protagonista della storia. Quando lo farà, lascio alla vostra immaginazione le ultime ore di follia che ci resteranno, tutti gli innumerevoli momenti che ora compongono le nostre vite improvvisamente lacerati e caoticamente aggrovigliati nel tempo. E ora capite anche perché il racconto si intitolava I'm Scared, sono spaventato. Una storia di fantascienza dunque, e pubblicata esplicitamente come tale, senza trucco e senza inganno. Nessuno voleva spacciarla per una vicenda reale. Dopotutto Collier era una rivista letteraria. L'anno seguente, il 1952, I'm Scared fu persino inclusa in un'antologia, Tomorrow the Stars, a cura di Robert Heinlein. Ma com'è finito un racconto di fantascienza tra le pagine dei libri dedicati ai più inquietanti misteri del nostro universo? La colpa, molto probabilmente, è di un curioso personaggio di nome Ralph Holland, meglio noto con lo pseudonimo di Rolf Telano. Nel 1953 questo appassionato di occultismo prese quasi integralmente i paragrafi del racconto di Finney che parlavano di Rudolf Fentz, ovviamente senza il permesso dell'autore, tolse tutti quei passaggi che potevano far capire che si trattava di un racconto di fantasia e li ripubblicò su A Voice from the Gallery, che era il suo personale bollettino occultistico. All'epoca Telano faceva parte della BSRA, cioè la Borderland Sciences Research Associates. Questa associazione, praticamente sconosciuta al grande pubblico, però è stata importantissima per la nascita di tanti miti ufologici. Era stata fondata intorno al 1945 da Mid Lane, un occultista interessato allo spiritismo e alla teosofia, che egli considerava scienze di frontiera. Lane aveva coinvolto nell'associazione Mark Probert, un medium che praticava la scrittura automatica per mettersi in contatto con presunte entità superiori. Fu fondamentale nello sviluppo delle teorie della BSRA. Quando il 24 giugno 1947 Kenneth Arnold avvistò i famosi piatti volanti e tutti i giornali cominciarono a parlare incessantemente di quegli strani oggetti che venivano avvistati in cielo, Lane ebbe l'idea di chiedere a Probert, al medium, di che cosa potesse trattarsi. E lui ovviamente glielo spiegò. Gli oggetti che si vedono in cielo, disse, sono uccelli meccanici chiamati careta, provenienti da un pianeta lontano molte migliaia di miglia. Sono dotati di ali e di un motore a levitazione per muoversi nello spazio. Poi nel tempo, e grazie a ulteriori rivelazioni medianiche, si stabilì che i dischi volanti arrivavano da un'altra dimensione, un mondo eterico chiamato, nella mitologia induista, Lokas o Talas. Dunque tra i membri della BSRA si affermò a poco l'idea dell'esistenza di una realtà parallela, che viene sovrannominata Eteria, una sorta di quarta dimensione non ben definita, che secondo questa interpretazione potrebbe spiegare, oltre agli avvistamenti UFO, anche molti altri fenomeni, dalle apparizioni religiose alla criptozoologia. Rolf Telano, che era già un grande sostenitore della teoria della Terra cava, cominciò a frequentare la BSRA, a scrivere sui suoi bollettini e, non sto scherzando, a ricevere comunicazioni mentali dai venusiani. Tra di loro Telano ebbe anche una moglie, Borealis Telano, che però esisteva solo sul piano eterico. Evidentemente era un tipo che si sapeva accontentare. Leggendo i testi di queste comunicazioni interplanetarie, appare evidente che il loro contenuto era fortemente influenzato dal linguaggio del medium Mark Probert, la principale voce della BSRA. Insomma, è proprio questo l'ambiente che porta alla prima pubblicazione della vicenda di Rudolf Fentz, come se fosse una storia vera. Sicuramente si trattava di un caso che rispecchiava perfettamente molte passioni di Telano, a cominciare da quella per le realtà parallele.
Fu per questo probabilmente che nel 1953 lo tolse dal suo contesto, eliminò tutti i riferimenti che potessero far pensare a un racconto di fantascienza e lo ripubblicò come storia autentica sul bollettino occultistico che gestiva, cioè A Voice from the Gallery. Inutile dire che il vero autore Jack Finney non ne sapeva niente e probabilmente si sarebbe anche arrabbiato per un'operazione del genere. Quel testo non ebbe particolare diffusione all'epoca, ma la sua fortuna arriva anni dopo, nel 1972, quando la storia viene ripresa sul Journal of Borderland Research, la maggiore testata della BSRA. All'epoca Rolf Telano non c'era più, era morto per infarto nel 1963. In quell'occasione l'investimento del povero Rudolf Hens era accompagnato da altre presunte vicende classiche di viaggi nel tempo o di teletrasporto, come quella di David Lang, un presunto fattore del Tennessee che sarebbe scomparso all'improvviso nel 1880 sotto gli occhi esterrefatti della moglie. Se vi interessa, ne riparleremo, ma colpo di scena. La storia di Rudolf Hens era accompagnata anche dalle rivelazioni di Myron, un'entità superiore contattata dal medium della BSRA, che aveva confermato al gruppo l'autenticità del caso Hens. Ovviamente, ne approfittava anche per fare eclatanti rivelazioni sulla natura della realtà. Il mondo in tre dimensioni è come una sfera, diceva questa entità, che ruota all'interno di un'altra sfera più grande, il mondo a quattro dimensioni. Queste sfere erano bucherellate con diversi fori, alcuni più piccoli e altri più grandi, che sarebbero gli accessi a questo mondo o a quello eterico. Quando, a causa di queste rotazioni, le entrate si sovrappongono, poteva succedere il patatrac. Una persona si trovava inconsapevolmente a viaggiare tra le due dimensioni. Vicende enigmatiche come quella di Hens, dunque, potevano essere spiegate così. Purtroppo Myron, l'entità, si dimenticò di menzionare Jack Finney e il fatto che la sua vicenda era solo un racconto di fantascienza. E così l'avventura dello sfortunato crononauta di Times Square comincia a viaggiare, compare nel libro di Jacques Bergier che vi abbiamo già menzionato, e poi fu ripresa in libri e riviste dedicate al paranormale, ai dischi volanti, alla spiritualità e ai misteri. Insomma, diventò una specie di leggenda metropolitana, l'episodio incredibile da tirare in causa tutte le volte che si parlava di dimensioni parallele, di viaggi nel tempo o in tempi più vicini a noi di glitch dell'universo. Succede a volte con le storie migliori, non necessariamente con le storie vere. Io vi ringrazio per avermi accompagnato nell'indagine su questa straordinaria, ma fantascientifica storia di viaggi nel tempo. Ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, dove condivido tanti contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro e molto altro. Potete leggere i loro nomi in coda a questo video e naturalmente se verrete anche voi sull'isola potrete poi leggere anche il vostro. E per ringraziare chi ha acquistato o sta per acquistare il mio nuovo libro geniale, vi invito ad andare al sito massimopolidoro.com/geniale. Vi farò avere un link per trovarci insieme su Zoom per scoprire tutti i retroscena di questo libro a cui tengo davvero molto e naturalmente risponderò a tutte le vostre domande. Ma di che cosa parlo esattamente in geniale? Ho pensato di suddividere il libro in una serie di lezioni, 13 per essere precisi, no? Sempre per restare in un ambito tra virgolette magico, perché mi sembrava il modo migliore non solo per condividere le esperienze che io ho fatto insieme a James Randi e quello che mi hanno insegnato, ma soprattutto per estrarre da ogni episodio che racconto nel libro una lezione che io credo non solo è stata importante per me, ma potrebbe essere utile anche per chi la legge, no? Che riguardano aspetti in realtà della vita di tutti, no? Che riguardano il modo di agire, di ragionare, di comportarsi anche in certe situazioni. Per me sono state davvero fondamentali, mi hanno migliorato moltissimo la vita e quindi mi auguro che chi le legge possa trovare lo stesso tipo di soddisfazione. Per ora dunque ci fermiamo qui e ci ritroviamo lunedì con La Stanza delle Meraviglie e con Strane Storie, naturalmente ci rivediamo venerdì prossimo. A presto! Lo sa, mi ha fatto venire in mente qualcosa di inquietante. Guardi, anche lei è abbastanza inquietante, devo dire. Adulatore, ma lo sa che ogni giorno trascorriamo ore in uno dei luoghi più pericolosi del mondo? E quale sarebbe questo luogo? Ma è il letto! Il letto?
Ma sì, ci pensi! Ci muore l'80% della gente. È più pericoloso di così?